Test amichevole al Solaro di Ercolano per l'Avellino, che nel pomeriggio ha affrontato l'Ercolanum Compagine, che milita nel campionato di eccellenza. 300 gli spettatori presenti sugli spalti, tra cui il presidente dell'Avellino Walter Taccone. Tesser sceglie di tornare all'antico e ripropone il 4-3-1-2 con Nitriaschi e Rea in difesa, un centrocampo muscolare e Insigne sulla tre quarti. Dopo pochi giri di lancette, Insigne ad imbeccare Tavano in area di rigore, l'attaccante calcia male facendosi ipnotizzare dal portiere avversario. E ancora l'ex empolese a provarci senza esito positivo, prima da calcio piazzato, poi da sottomisura facile la presa di Ferrieri. Al 22esimo è ancora Insigne a pescare Tavano in area di rigore, ma il numero 7 biancoverde non arriva all'appuntamento col pallone, l'azione sfuma. L'Avellino è spento e palesa evidenti limiti caratteriali, la gara si innervosisce e Capitan D'Angelo, con un gesto di stizza, prende il pallone con le mani e lo calcia lontano. Il direttore di gara lo ammonisce, poi viene ripristinata la calma. Nell'Ercolanum è El Wazni il più pimpante, l'attaccante si libera di Visconti, Arini e calcia in porta, Offredi attento, ma l'Avellino soffre. Nella ripresa Tesser cambia tutto e si affida ad un inedito 4-3-3, ma il copione non cambia ed è ancora El Wazni ad impegnare Offredi. L'Avellino prova a far male nel finale, Giron calcia abbondantemente alto, poi è Nica con una conclusione di sinistra dai 20 metri ad impegnare Bengivenca. In pieno recupero arriva la rete della vittoria, Nica serve Castaldo, spizzata del numero 10 che favorisce la giocata di Trotta, che di sinistro batte Bencivenga. Vince l'Avellino, ma non convince, la ricerca della felicità è appena iniziata.